Buongiorno a tutti e anzi, visto che siamo già nel pomeriggio, anzi, ora di pranzo direi meglio. Scusate il ritardo, ma questo ritardo, vabbè, diciamo e non diciamo, però comunque ho preparato qualcos'altro per voi in cantiere, come un collage speciale sul film Cars 1, Motori Struggenti, che trovate già sul mio canale ufficiale YouTube Nicola De Lucia. Poi, prima di sentire il contributo che ho pre-registrato ieri sul film che ho visto ieri pomeriggio, ovvero Gli Incredibili 2, un ritorno per me alla Pixar dopo tanto tempo. Comunque, niente, piccola premessa sulla puntata, la prima puntata di Raw, quindi della nuova annata. Dopo la stagione conclusasi con WrestleMania, beh, una puntata davvero interessante, sicuramente da notare i ritorni della sorellona di Nia Jax, il debutto a Raw di Bianca Belair, Zelina, la stessa Bianca, quindi se le sono date di santa ragione. Qualche ragazzo, credo, dell'università che ha preso parte anche alla puntata. E poi quello che mi ha sorpreso di più è stato la WWE è stata bravissima a tenere in caldo, diciamo, il match che nella stessa sera di WrestleMania, Drew McIntyre, dopo aver conquistato il titolo WWE ai danni della bestia incarnata Brock Lesnar, praticamente aveva già difeso la cintura con il rientrante, credo sia un office, comunque con il gigante buono Big Show, ed è riuscito appunto nella sua prima difesa titolata a mantenere la cintura. Per quanto riguarda la puntata di NXT, c'è già qualcosa in cantiere che la WWE ci dovrà proporre, come penso anche per SmackDown, che presumo dovrebbe essere pre-registrata. Credo, poi non so se sarà live. Comunque, a SmackDown venerdì, questo venerdì, che vedremo sicuramente diciamo, il primo commento, la prima opinione del nuovo campione universale, Braun Strowman, che ha sconfitto quasi, direi quasi, a domicilio Bill Goldberg proprio a WrestleMania. Bene, ora dopo questi 3 minuti di premessa andiamo con l'ascolto del vocale sul film Gli Incredibili 2 che ho visto ieri pomeriggio. Buon ascolto a tutti. Cari amici, ben ritrovati in questa diretta di oggi, questa nuova giornata di martedì 7 aprile. Volevo soffermarmi in maniera particolare del film che ho visto ieri, ovvero del secondo film degli Incredibili. In verità io, quando ero molto piccolo, dalla nonna paterna, mi ricordo di aver visto in televisione il primo capitolo, quindi ho avuto molta curiosità di vedere anche il secondo, quindi film d'animazione del 2018 scritto e diretto da Brad Bird, quindi appunto il seguito del primo, ovvero L'incredibile, una normale famiglia di supereroi dell'anno 2004, ed è stato il 20° film prodotto dalla Pixar Animation Studios. Un film che sicuramente mi ha fatto divertire, mi ha fatto passare poco più di un'ora e mezza in maniera spensierata, svagata. La prima scena avevo presunto e poi sono andato a verificare che è proprio così, che praticamente era la scena finale del primo film, ovvero quando Elastic Girl e Mr. Incredible stanno tentando di fermare il minatore dallo svaligiamento della banca di Metroville, e quindi chiedono ai loro figli, Violetta e Flash, di badare al
fratellino Jack. La cosa che fece scalpore, sempre attraverso quello che ho letto, è che Violetta appunto aveva rivelato la sua identità a Tony Ridinger, ragazzo con cui aveva un appuntamento. Comunque, diciamo che in questo secondo capitolo dell'Incredibile la questione, come anche nel primo, è ovviamente quella di combattere le cattiverie, le ingiustizie, con il solito punto interrogativo che purtroppo, non, diciamo, almeno all'inizio del film, non vengono riconosciuti come, diciamo, dei supereroi legali. Ma appunto, secondo il governo, è come se loro attuassero un lavoro, illegale, quindi che infrange le norme. Però, diciamo, per fortuna il film si conclude in maniera abbastanza, positiva. Nel senso che i malviventi, i cattivi, vengono arrestati dalla polizia e poi anche proprio nella scena finale c'è anche si rincontrano i due ragazzi, ovvero Tony e la figlia di, diciamo, della famiglia dell'Incredibile, quindi come se appunto il film viene ricondotto un po' all'inizio, meglio alla fine del primo capitolo. Personaggi, ovviamente abbiamo avuto Robert Bob Pearl come Mr. Incredible, Ellen Pearl, ovvero Elastic Girl. Devo dire, Elastic Girl, personaggio che ho ritrovato molto, oltre che appunto dal suo nome Elastico. Insomma, anche i suoi poteri sono, ecco, appunto, sono forti. Violetta Parr, quindi la prima figlia di Robert ed Ellen Parr, Dashville Flash Robert Parr, il secondo figlio. E poi c'è proprio il piccolino Jack Parr. Poi nel film vi abbiamo pure Lucius Best, Dina Mood, Winston Deavor, Evelyn Deavor, Gli Apprendisti Eroi, dove insomma è bello anche questa simbiosi tra supereroi e apprendisti eroi. Poi c'è stato anche l'ipnotizza schermi, che appunto, come dice il nome, ha il potere di, o meglio, ha il crimine di usare l'ipnosi per controllare le menti delle persone. Il minatore, che è una sorta di antagonista del film, che almeno probabile che ci sia stata la sua comparsa anche nel primo capitolo, però non mi ricordo. Comunque leggo qui dalla fonte Wiki: a livello di promozione, il trailer inglese venne distribuito il 18 novembre 2017, il giorno dopo il 19 pubblicato in italiano, il 14 febbraio uscì il primo trailer in inglese. Il giorno dopo quello in italiano, il 13 aprile uscì il secondo trailer in inglese, il 21 giugno 2018 in lingua italiana. Per quanto riguarda la distribuzione, il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 15 giugno 2018, in Italia invece in anteprima esclusiva il 21 luglio 2018. Quindi a distanza di 2 mesi e mezzo più o meno, al Gifone Film Festival, invece nelle sale cinematografiche uscì il 19 settembre dello stesso anno.
Qui leggo anche per quanto riguarda gli incassi, su un budget di 200 milioni di dollari, il film ha incassato globalmente 1 miliardo e 243 milioni di dollari, battendo gli incassi del primo film e diventando anche il quarto film di maggior incasso dal 2018, dopo Avengers, Infinity War, Black Panther e Jurassic World, Il Regno Distrutto. Nel Nord America il film incassò 608 milioni di dollari, ottenendo il terzo incasso di sempre per un film di animazione, per un film classificato, quindi per tutti, a tema familiare, preceduto da Frozen, Il Regno di Ghiaccio e Frozen 2, Il Segreto di Arendelle. Oltre che al miglior incasso del fine settimana d'apertura, 182 milioni per le stesse categorie. È diventato anche il 18º film con l'incasso più alto nella storia del cinema. E poi andiamo ovviamente sempre ad altre cose positive, come riconoscimenti nel 2019, premio Oscar, nomination, miglior film di animazione a cura di Brad Bird, Golden Globe, sempre nel 2019, stesso anno premio BAFTA, poi Leida Female Focus Award per Elastic Girl, Ed Award, Lady Award, Annie Award. Vinto miglior colonna sonora Michael Giacchino, vinto migliore storyboard a Dean Kelly, poi ha avuto anche la nomination miglior film d'animazione, miglior regia Brad Bird, miglior doppiaggio Holly Hunter, migliore sceneggiatura Brad Bird, migliore animazione dei personaggi a Lance Fight, migliore effetti animati a Greg Gladstone, Tolga Gottghekin, Jason Johnston, Lecroix, Rost, miglior design di personaggi a Matt Knott, miglior storyboard a Bobby Rubio, miglior montaggio a Stephen Sheffer, Anthony Greenberg e Katie Sheffer, sempre nel 2019 Art Directors Guild, migliore scenografia, Austin Film Critics Association nel 2018 e World Circuit Community Awards, sempre nel 2018 Chicago Film Critics Association Award, Florida Film Critics Circle Awards, Golden Trailers Award. Bene, dopo questo credo vi sia piaciuto questo contributo audio. Vi ricordo i miei canali dove mi potete seguire ogni giorno, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Sarà disponibile già dalla mezzanotte tra oggi e domani il nuovo episodio di All Elite Wrestling Dark, ovvero quei match registrati prima e dopo la puntata solita settimanale del mercoledì sera di Dinamite. Niente, per il resto vi rimando appunto ai miei canali. Ci sarà l'altra diretta oggi pomeriggio, più o meno credo intorno alle 17, massimo alle 18. Bene, buon proseguimento di giornata. Buon pranzo a tutti, manteniamoci al tavolo senza abbuffarci troppo. Alla prossima, ciao!